Innanzitutto di mantenere la calma, perché la calma è la virtù dei forti. E poi ragionare sugli eventi, pensando che nessuno di noi è eterno, è limitato e che però fino all'ultimo momento dobbiamo combattere. E l'Italia, dopo ogni crisi tremenda, ha avuto sempre, è riuscita a dare il meglio di se stessa. Dal Medioevo all'ultimo conflitto mondiale. Sono speranzoso. Dopo ogni crisi c'è una rinascita e quindi pensare al dopo più che all'oggi.